Invece, passando al tema dell'esposizione di architettura, ci ha raccontato la mostra, quanta importanza ha l'allestimento per una mostra e quali sono le maggiori difficoltà di una mostra di architettura? Ma io sono un curatore strano, nel senso che io sono un architetto, ho sempre fatto tutto male, però ho sempre fatto tutto, cioè ho scritto, ho progettato, ho costruito degli edifici e ho a un certo punto della mia vita, anche abbastanza presto, perché la prima mostra vera che ho fatto era una mostra su Quaroni nell'85 ad Ancona, quindi ero laureato da 3 anni. Il curatore di arte o il curatore in generale è un soggetto che viene fuori da una laurea in storia dell'arte, da un master in arte contemporanea, in architettura contemporanea, un ulteriore master in curatoria e lavora moltissimo sull'oggetto. Una persona che ha un tracciato, un percorso come il mio, è abituata a lavorare quasi più sullo spazio che sull'oggetto. Quindi per me curare una mostra, anche oggi, che qui dentro io diciamo, mi autolimito, no? Mi evito di fare gli allestimenti delle mostre, anche se lavoro a stretto contatto con chi le allestisce, però quando penso a una mostra, io penso a una mostra in relazione allo spazio in cui si realizza. Per cui, per me è naturale, cioè penso che la differenza tra il curatore di arte sostanzialmente mette in fila dei nomi, no? Per fare una mostra di arte deve avere in mente delle opere, deve avere in mente degli autori e poi cominciano, ho imparato lavorandoci insieme, a cercare di far scomparire lo spazio. Cioè, questo è l'obiettivo del curatore di arte, è far emergere l'opera e staccarla da tutte le altre opere e far scomparire lo spazio. Noi architetti abbiamo la fortuna che le opere hanno un contenuto auratico molto minore, cioè in fondo sì, quel modello è bello, ma diciamo non costerà mai come un quadro di Kiefer, eccetera. Quindi, avendo meno aura da rispettare, possiamo mettere le opere in relazione, possiamo costruire delle sequenze, quindi costruire un ragionamento curatoriale con più libertà e con più relazione con lo spazio, perché non abbiamo il bisogno di rifiutarlo lo spazio, ma lo possiamo sfidare, modificare, ricostruire, accettare, prendere in giro, esaltare, come in questo caso, in cui l'abbiamo proprio fortemente esaltato. Per cui è una felicità, secondo me, l'idea di poter fare una mostra d'architettura in relazione a uno spazio, cioè un'opportunità in più, ed è secondo me uno scatto interessante rispetto a quello che è appunto il curatore d'architettura. È una figura che non esiste in Italia, cioè io sono un esperimento in qualche modo, no? Perché Luca Molinari ha diretto per un po' delle mostre alla Biennale, ma non esisteva l'addizione alla Triennale. La Biennale pare che l'unica cosa che non vogliono per fare le mostre sono i curatori, quindi chiamano sempre gli architetti, no? Tendenzialmente negli ultimi tempi. Cioè è una figura in relazione soprattutto a un museo importante, grande come questo, nuova, che stiamo cercando di costruire. Penso che un curatore d'architettura abbia una responsabilità forte nei confronti dello spazio, ma che il materiale che noi esibiamo tutto sommato ci aiuta a costruire questa relazione con lo spazio. E a proposito dello spazio, com'è organizzare mostre al Maxi? È uno spazio che aiuta, che esalta le opere o che a volte entra in competizione? Ma se lei facesse questa domanda al mio collega di arte, che si chiama Carlo Spasualdo, credo che alzerebbe gli occhi al cielo per prima cosa e poi comincerebbe una risposta positiva e ottimistica, pur sollevando qualche dubbio. Secondo me lo spazio lineare, perché nel Maxi nella maggior parte dei casi si lavora su spazi lineari, se lei fa una passeggiata alla Triennale di Milano e affronta lo spazio più grande della Triennale, è esattamente questa proporzione ed è esattamente questa topologia dello spazio. A me lo spazio lineare non dispiace, diciamo che non è facile in questa situazione costruire pareti, no? Costruire le stanze, lo vedrete forse nella mostra delle Corbusier, dove abbiamo chiamato un grande architetto molto maturo che è Umberto Riva a fare l'allestimento e Umberto, essendo un architetto poi di antica, di tutta un'altra generazione, ha affrontato questo tema come si affrontava un po' storicamente, cioè costruendo pareti, costruendo spazi. Però il fatto che lo spazio del Maxi respinga un pochino la partizione, secondo me è un buono stimolo per fare mostre che costruiscano un discorso che fila, che permettano alle persone di mettere in relazione quello che hanno visto prima con quello che hanno visto dopo. E quindi
non ho particolari lamentele, poi sì, tutti ogni tanto si lamentano delle pareti, inclinate, però tutto sommato, certo non è un museo che si piega all'esposizione, ma credo che dopo il Guggenheim, a parte le cliniche di Renzo Piano, come avrebbe detto Aldo Rossi, dopo il Guggenheim di Wright, nessun museo contemporaneo forte, come dire, yielded, no? Si è asservito all'arte. Il museo sfida in qualche modo l'arte e l'architettura, e l'arte e l'architettura reagiscono, a volte funziona bene, a volte funziona peggio. Nel 2006 lei ha curato la mostra Museums, Musei nel XXI secolo, che era appunto una riflessione sui musei della nuova generazione, sì, o anche della next generation. Le opere in mostra selezionate erano selezionate seguendo due criteri. Il primo, che fossero contenitori aperti, flessibili e dinamici, leggo dal comunicato, nello spazio fisico della città e in quello concettuale del mercato e dei media dell'arte. E il secondo, che mostrassero un interesse reale verso il contesto e la valorizzazione del contesto. Quindi, dopo 2 anni dall'apertura, il Maxi sta centrando questi obiettivi? Dunque, rinnego tutto quello che ho detto. Quella era una grande mostra che si chiamava Museums ed era una mostra itinerante curata da una singolare coppia di mamma e figlio svizzeri, di una di queste agenzie svizzere che preparano mostre e le vendono, e c'era Gary, Botta, eccetera. In questa situazione io appunto avevo allestito quella mostra, però volendo dire una cosa mia sui musei, avevo proposto questa piccola mostra che si chiamava Next Generation, che era fatta solo di grandi poster appesi al soffitto che venivano giù, dei banner che venivano giù con materiali, no, avevo chiesto le immagini agli architetti, ma non so, c'erano le piante scaricate da Google, cioè, quindi era una mostra di puro concetto, senza materia, in cui si investigava la generazione successiva a questa. Cioè l'idea era, il Maxi è un bellissimo museo, figlio degli anni 90, figlio di Bilbao, come dire, questo è evidente, peraltro è venuto molto bene, è molto efficiente in quello scopo. Noi lì mettevamo in evidenza 7 casi, che erano la 798 di Pechino, il Palais Tokyo, l'Ivam di Sejima, che è a Siviglia, il progetto di Colas a Las Vegas, la metro di Napoli e altri, in cui praticamente il museo negozia la morte dell'architettura. Cioè, questo era interessante, che dopo una fase di iperpresenza del segno architettonico, secondo me, e poi in fondo è successo così perché oggi i denari sono assenti, secondo me ci sarebbe stata una fase interessante in cui, come dire, l'arte disegna lo spazio, no? Pensate al Palais Tokyo, dove ovviamente per ottenere questo sofisticato risultato ci vuole un sacco di progetto, questo è ovvio, però Pechino, dove questo spazio della fabbrica 798 è trasformato direttamente pezzo per pezzo dagli artisti e dagli architetti che ci lavorano, situazione in cui appunto non c'è più bisogno tanto del signature, della forma, della superforma, quanto di una capacità di far morire e rinascere l'architettura volta per volta, come dire, sembra ogni volta che dell'architettura non ci sia più bisogno. Questo è interessante, che è un tema che nel mondo di oggi è molto rilevante, e però l'architettura trova delle strategie, delle tecniche di sopravvivenza interessanti per contribuire in qualche modo a questi processi in modo però nuovo. Cioè questa, quindi la nuova generazione di musei, secondo me, rispetto alle domande che diceva prima, il Maxi funziona bene perché è un museo che dialoga col mondo e dialoga molto bene con la città. Forse la sua piazza, ottenuta per sbaglio, come molte volte nei capolavori della storia, l'errore è importante, però la sua piazza è un grande aggancio con la città, la sua storia, la sua forma, la sua autorialità e anche il tipo di produzione che fa lo tengono molto bene nel mondo. Quindi i due piedi sono appoggiati per terra. Secondo me, per chi si occupa del futuro dell'architettura, forse è interessante cominciare a vedere appunto quali sono le generazioni successive dei musei, se continueremo a fare questo oppure questa, o se il futuro è solo la precisione alla Zumthor, di cui sono un grande fan, ma che non è certamente il mio linguaggio, oppure se l'architettura appunto può essere più di movimento, se l'architettura può essere più
relazionale rispetto a quello che succede in quel momento e quello che lo spazio chiede in quel momento. Quei musei che non hanno faccia, secondo me sono musei però molto molto efficienti per far capire quale può essere il nuovo ruolo dell'architettura. L'ultima domanda, ancora sul maxi. Il maxi è spazio critico? Sì, già. Ma ogni museo è uno spazio critico, cioè quello che succede in un museo è figlio, è sempre quello che succede in un museo contemporaneo, cioè il museo di architettura di Stoccolma, che è il prodotto di una generazione di musei di architettura in cui il problema era conservare l'identità nazionale e promuoverla, no? La fase iniziale dei musei di architettura è questa. È un museo di architettura, un museo di architettura oggi è obbligatoriamente uno spazio critico, perché non può semplicemente limitarsi a conservare e promuovere, ma deve scegliere il futuro. Cioè io, nello scegliere un plastico fatto 2 anni fa da un gruppo di architetti giovani, sto scommettendo, quindi può darsi che loro fra 2 anni non si rifili nessuno e che non facciano mai più un buon progetto. E quindi l'elaborazione critica è il DNA stesso dell'attività del museo. Quindi il museo è uno spazio critico ed è uno spazio, diciamo, per la critica, uno spazio della critica, nel senso che è importante che dentro il museo non solo si eserciti l'attività di chi lo fa, di chi lo tiene, di chi lo cura, di chi ci allestisce le mostre, ma anche che il mondo lo consideri uno spazio aperto nel quale esercitare ragionamento intorno all'architettura, raccontare le proprie cose. Insomma, noi in questi 2 anni abbiamo, utilizzando anche questa struttura annessa che abbiamo del Maxi Base, cercato di essere molto aperti a presentazioni, racconti, temi, libri. Quindi è uno spazio critico. Ovviamente il museo è uno spazio critico, cioè non è lo spazio, è una figura retorica, perché non è il museo uno spazio critico, ma è chi lo fa che deve esercitare un'attività critica dentro il museo.